Eccoci amici di androidblog.it, qui abbiamo il G2 e il nuovo G2 Mini. Il G2 Mini è una versione compatta di G2, quindi vedete che innanzitutto è più piccolino. Partiamo dalla base, ovvero per chiamarsi G2 Mini deve necessariamente avere i tasti posteriori, e quindi tasti posteriori su G2 e anche su G2 Mini la funzionalità è esattamente identica, quindi i tasti servono per la regolazione del volume, oppure per accendere il display, oppure per scattare direttamente le fotografie. Per quanto riguarda le altre caratteristiche hardware, la parte di cover della batteria, G2 sapete che non è rimovibile, mentre invece G2 Mini è rimovibile. La batteria però qui è da 3000 mAh, qui dentro invece è da 2440 mAh, quindi ha una capacità più bassa di G2, ma rapportato a tutti gli altri prodotti della fascia, diciamo così, mini o compatti, è una batteria che è probabilmente la più alta della gamma. Per quanto riguarda la memoria, sapete, 16 giga o 32 giga non espandibili il G2, mentre invece il G2 Mini ha una memoria interna da 8 GB espandibile anche con microSD, naturalmente rimuovendo il cover. Per quanto riguarda poi la parte di display, abbiamo un display da 5,2 pollici sul G2 e un display da 4,7 pollici sul G2 Mini. Qui abbiamo una risoluzione Full HD, qui invece abbiamo una risoluzione QHD. È chiaro che i contenuti su G2 avranno una definizione superiore, però grazie al display IPS anche su G2 Mini abbiamo una grande qualità delle nostre immagini, dei nostri video, in maniera tale che ci possiamo guardare foto oppure video in maniera impeccabile anche su questo prodotto. Per quanto riguarda invece la cornice, sapete che LG per quanto riguarda la cornice ha una, ecco qui adesso non riusciamo a farlo ruotare, probabilmente c'è un problema su questo sample, in ogni caso lavorare sulla cornice è uno dei punti chiave di LG. Su G2 abbiamo una superficie utilizzata dal display del 75,9%, qui abbiamo una superficie del 71% utilizzata, comunque un prodotto molto compatto che si può utilizzare anche con una mano sola. A livello di performance sono tutte e due dei prodotti quad core. Questo è il quad core Snapdragon 800, questo qua è il quad core Snapdragon 400, quindi 2,26 GHz di frequenza sul G2, mentre invece abbiamo 1,2 GHz di frequenza sul G2 Mini. Ovviamente anche la parte di fotocamera cambia, perché 13 megapixel con stabilizzatore ottico sul G2, mentre invece abbiamo una 8 megapixel sul G2 Mini. Ma chiaramente l'intento di G2 Mini è quello proprio di avere un'esperienza simile a quella del G2, però su una fascia di prezzo più appagante, quindi qui parliamo di un prodotto fascia top di gamma, quindi attualmente il prezzo da listino consigliato è 549 euro, poi in online magari si trova anche a meno, mentre invece il G2 Mini costerà sensibilmente di meno. Oggi non siamo ancora in grado di confermarvi il prezzo, però andiamo a lavorare su una fascia medio-alta. Per quanto riguarda poi le funzioni, qui abbiamo il knock on, quindi tocco due volte e sblocco, mentre invece qui abbiamo una nuova funzione che è il knock code. Devo toccare con un codice sullo schermo per avere uno sblocco ancora più sicuro, quindi nel rispetto della mia privacy. Inoltre, per quanto riguarda le funzionalità, senza entrare troppo nel dettaglio, però su questo, su G2, abbiamo il Quick Remote 2.0, quindi con la possibilità di diciamo così registrare tutta una serie di dispositivi. Qui abbiamo sempre il Quick Remote in versione, oh no, ho sbagliato l'icona, scusate, in versione 1.0. andiamo a trovarlo nel menu, il nostro telecomando, eccolo qua, versione 1.0. ho sempre il telecomando in che funziona con gli infrarossi, quindi universale, ma limitato, diciamo così, alla TV, a quelle più importanti, alla TV, al lettore DVD e al lettore Blu-ray. Quindi queste sono un po' le differenze principali. La cosa bella è che comunque anche sul G2 Mini c'è la disponibilità della cover Quick Window, che mi permette di avere una cover attiva, quindi quando apro l'aletta lui si accende direttamente, ma mi dà anche la possibilità di essere interattiva tramite questa finestra, dove posso regolare l'orologio come vedete, oppure controllare il meteo, o ancora avviare il lettore musicale. Quindi ecco, diciamo che lo scopo di G2 Mini è proprio quello di dare l'opportunità a tutti quelli che vorrebbero magari comprare un G2, però vorrebbero spendere anche qualcosa di meno, di avere un'esperienza paragonabile e quindi più compatta.